del re vittorioso nell'atmosfera di romana grandezza creata dal duce dell'Italia fascista. La ricordo ancor bambina, 12 anni o poco più, con un nastro nei capelli, quando rosso e quando blu, e con aria sbarazzina. Ma sei nuova qui? Non t'ho mai visto. Dai, andiamo. Un signore mi offrirebbe da bere. Chi mi ha incastrato, Gianni? Ci conosciamo da quando eravamo bambini, me lo puoi dire? Signor Lombardo, così mi mette in un grosso guaio. Lei sa che ho un grande rispetto per lei e soprattutto per quello che ha fatto per la nostra gente. Ma la prego, non mi comprometta. Noi ci siamo sempre dati del tu. È stato il suo socio, Martino, a fare la denuncia di ammanco nelle casse dell'azienda. Io ti chiedo di prenderti cura di Matilde e Nina. Non ti chiedo altro. Pronto, sono Nina Lombardo. Volevo parlare con il dottor Saverio Martino. Pronto, Nina cara, dimmi tutto. Ciao, Saverio. Ti devo parlare di una cosa importante inerente allo sciopero. Già. Invece di essere grate per il lavoro, si uniscono per scioperare. Ma scusa, ma tu sei sempre stata dalla loro parte. Sì, è vero, ma non posso dimenticare che questa fabbrica è stata fondata da mio padre. Allora ti aspetto. Mi trovi in ufficio. Cosa c'è? Ma vai via, vai a casa, via! Vai via, ubriacone! Vai a dormire, vai! Hai visto? Si va a lisciare quello sciacallo. Non le è bastato quello che ha fatto al padre e quello che ha fatto pure alla madre, che c'è morta per il dolore. Ci sta
c'è niente da fare. Quando una nasce padrona, rimane padrona pure se sta nella merda. Una furia di allisciare qualcosa tra le mani rimane sempre. Compito sgradito comunicare ai familiari del signor Lombardo che in custodia presso l'istituto carcerario Santa Palazio che è espirato il giorno 9 di questo stesso mese dell'anno corrente in seguito a crisi respiratoria aggravata. Riportando le nostre più sentite condoglianze, porgiamo cordiali saluti. Nina, sei tu? Vieni pure avanti. Nina, è sempre un grande piacere vederti. Allora, di cosa volevi parlarmi? Guarda, Saverio, è una questione abbastanza delicata. Ah. Ti dispiace un po' d'acqua? No, te la porto. Tu intanto accomodati. Musica, Nina, innalza l'uomo alla sfera della conoscenza, lo nobilita, lo allontana dalla brutalità. Siedi. Leggimi la prima pagina del giornale come sai fare tu. L'onorevole Benito Mussolini ha composto il nuovo governo. Vai avanti. L'onorevole Benito Mussolini si è recato alle 19 del re, al quale ha sottoposto la lista del nuovo gabinetto. Il re l'ha approvata. Il nuovo gabinetto è così costituito. Presidente del Consiglio Interni, Benito Mussolini. Deputato Esteri, interim dell'onorevole Mussolini. Guerra, Armando Diaz, generale dell'esercito, senatore. Marina, Paolo Taondi Rebel, ammiraglio senatore. Apri il primo cassetto. Tiralo fuori. Non capisco, papà. Questo fazzoletto. Questo, vedi, apparteneva all'uomo che durante la guerra mi ha salvato la vita. È un ricordo a cui tengo molto. Vorrei che a conservarlo fossi tu. Va bene, papà. Tieni. Bellissima aria. Piaceva molto anche a mio padre. Ho saputo di Roberto.
Mi dispiace moltissimo. Io e tuo padre eravamo molto legati. Però la vita prima o poi ti presenta il conto. Sì, è vero. Prima o poi il conto arriva per tutti. Che intendi dire? Voglio farti vedere una cosa. Una cosa molto importante per me, che voglio condividere con te. Che cosa? Era di mio padre.